Amici di Manfredonia TV e amici di Parlando di Sport, benvenuti all'appuntamento numero 39 del rotocalco sportivo della emittente di Manfredonia, da qualche settimana sul satellitare, quindi davvero fruibile in gran quantità, in gran qualità su tutto worldwide, come si dice in questi casi, in tutto il mondo. Ma ripeto, la qualità è davvero migliorata adesso del segnale di Manfredonia TV. Parliamo di Over 35, speciale che di quest'estate il Manfredonia TV ha deciso di dedicare al campionato riservato agli Over 35, ben organizzato dalla WISP di Manfredonia e del Gargano, e parleremo della finale in procinto di disputarsi domani tra Mille Motivi, la squadra favorita, e una sorta di outsider, la Farmacia De Cristofre. Proprio per la Farmacia De Cristofre è venuto a trovarci un decano di questo campionato, Matteo Latorre. Penso che anche domani io farò la mia parte, insomma. Presidente e calciatore di Mille Motivi, e Gino Iacoviello invece, che è ancora in piena attività. Nonostante la veneranda età. Nonostante quest'anno insomma stacchi un tagliando importante. Serio. Allora, parliamo intanto del percorso che vi ha portato alla finale. Quello di Mille Motivi, Matteo, è stato un percorso netto. Avete sempre vinto finora, certo, con qualche sofferenza in semifinale contro un avversario agguerrito, certo, all'altezza. E ci sono voluti, diciamolo, due prodezze di Michele D'Ambrosio per risolvere la partita. Certo, e l'ha risolta proprio dignitosamente. Diciamo nell'ultimo quarto d'ora del finale, che effettivamente fino a quel momento le squadre erano veramente tutte e due allo stesso livello. Poi c'è stato quel guizzo che c'è stata la punizione di Michele D'Ambrosio, magistrale, il primo vantaggio, il secondo vantaggio di Nunzio Zerlo su imbeccata precisa ancora di Michele D'Ambrosio. Poi però nella ripresa la partita si è riaperta, sì, perché effettivamente hanno fatto un gol, e quando ci sei con un gol sopra si sa che i timori sono tanti, e praticamente è subentrato un po' di paura nei giocatori, quindi abbiamo avuto un po' di rilassamento, praticamente un po' più di preoccupazione, però grazie a Dio c'è voluto qualche buon intervento del vostro portiere in finale. Sì, senz'altro, un ragazzo molto molto intelligente che ha sostituito degnamente Dino Della Torre, del quale adesso parleremo, quale sfortuna ha avuto purtroppo. Gino, invece il vostro percorso è molto più strano, addirittura avete perso 3 gare nella fase regolare, soltanto 6 punti, però vi siete piazzati terzi. Certo. Poi l'esploa invece... Quella era una tattica per non far capire all'avversario effettivamente il nostro valore, in quanto vincere tutte le partite sarebbe proprio monotono. Invece creare una sorpresa, soffrire nei quarti, in semifinale, quindi combattere fino alla fine, quello è il punto fisso della nostra squadra, che è nata, ribadisco, come squadra per divertirsi, quindi allegramente, con un gruppo di amici nata 6 anni fa, che però... 6 anni fa però nata dalle ceneri di un altro gruppo molto importante, che ha fatto delle finali, che certo. Ricordo in una partecipa pure il mio amico Franco Treggiani, che non c'è grande più. Grande Franco, grandissimo. Anche se la perdeste pure quella finale. Infatti. Da lì poi è nato questo gruppo. Da lì è nato questo gruppo senza pretese, senza stress mentali, siamo sempre divertiti, siamo autogestiti, autosponsorizzati, insomma, per vivere allegramente un torneo e quindi capire che alla fine è un gioco. Poi se arrivavano dei risultati, ok, va bene, qualche momento di nervosismo c'è sempre, ma sai, siamo uomini, e chi non gioca a calcio, insomma, sai, ogni tanto... Però Gino, al di là delle strategie, della
comunque perdere tre partite è rischioso. Ma all'inizio, sai, trovare dei giocatori, abbiamo avuto diversi ragazzi che sono arrivati per il primo anno, per cui amalgamare il gioco tra buoni giocatori è difficile, quindi poi è stato anche Mister Grasso ad orchestrare il tutto, quindi a trovare le posizioni giuste per ognuno, anche perché poi alcune partite le abbiamo perso anche immeritatamente, cioè sbagliando parecchi gol, prendendo i gol in contropiede abbiamo perso. Poi quando abbiamo trovato l'assetto giusto, abbiamo cominciato, diciamo, a giocare la palla, i risultati sono arrivati e speriamo di far creare un dispiacere al mio amicone Matteo. Gino, a parte tutto, quanto vale avere un tecnico all'altezza, un tecnico di, come Franco Grasso, Matteo D'Arienzo addirittura sull'altra fronte, che però ha detto che domani potrebbe anche giocare? Quanto vale nel bilancio della squadra? Diciamo 50-60% vale, perché ti dà quella stabilità di ruoli e quindi una sorta di organo, di organizzazione e di rispetto anche verso gli altri. Quindi poi ovviamente i giocatori, se non hanno le gambe, puoi avere il miglior allenatore che vuoi, ma alla fin fine però siamo messi bene, giochiamo bene la palla, diciamo che Franco ha avuto delle ottime, ci ha dato delle ottime impressioni per creare appunto questo gruppo omogeneo e speriamo di toglierci qualche soddisfazione. Matteo, anche D'Arienzo ci ha messo del suo nella semifinale di sabato scorso, comunque ha dovuto mettere le persone al posto giusto, fare bene soprattutto la fase difensiva. Conta un mister importante anche, sì, in questi tornei? Conta moltissimo, come diceva giusto Gino con Grasso, la stessa cosa noi con Matteo D'Arienzo, perché effettivamente ha giocato al pallone, ha allenato delle squadre, sa dare una posizione ai giocatori, ha una visuale del gioco e della difesa, centro e attacco. È un ragazzo che è modesto soprattutto, perché anche quella conta nel calcio e nello sport, la modestia è l'arma più bella, la famosa umiltà. Sì, umiltà, bravo, è quello che deve avere sempre un individuo nei confronti, il rispetto soprattutto di chi affronta, nel senso che ci sono persone come noi che giocano per lo stesso risultato e per la stessa, diciamo, il stesso calcio. Gino, invece la vostra semifinale è stata molto più rocambolesca. Sì, molto rocambolesca, anche perché abbiamo visto... Decisa nel secondo tempo supplementare. Decisa dal nostro portiere e dai nostri attaccanti, che in quel momento erano in campo, perché alla fine se non ti fa quelle due parate Gino Bruno a un metro dalla porta, il grande Rizzelli, per me uno dei migliori bomber che abbiamo avuto, sia fisicamente che tecnicamente, se non ti crea quella discesa e poi mette al centro... Sull'unico errore di Michele Catalano. Nonostante noi eravamo anche un po' in affanno, perché sai, dopo i supplementari bisognava fare magari qualche cambio in più, però alla fine chi la dura la vince, quindi siamo stati. Non mi dispiace che gli avversari si sono lamentati, ho visto un po' sui social, contro una squadra mediocre. Io poi, che mi piace sempre fare la battuta, ci vuol dire che abbiamo vinto contro una squadra scarsa, se noi siamo mediocri. Io, vabbè, dai, si scherza e si ride. Alla fine Castriotto è stato ingeneroso nel dire, nel ribadire che il torneo è scarso, che ma non è vero, perché l'unica squadra che ha giocato un po', sono stati mille motivi, e loro non è vero, parliamo, perché di risparmio casa, no, non per fare il campanilista, però se hai visto le nostre partite, insomma, del gioco si è visto, noi giochiamo palla a terra, non è che lanciamo sempre la palla, no, come viene la palla, però non è che si è, loro sono forti da una vita, e quindi è la Juve, no? Però tu vedi, tutte le squadre magari sono aumentate come livello, quindi non è vero che è diventato scarso il livello, è che magari sono un po' tutte allo stesso livello e quindi sembra che è scarso, mentre prima avevi due o tre squadre che erano, dicevano, gli 8-0, adesso invece hai squadre che, come vedi, mettono in difficoltà pure loro in semifinale, no? Perché alla fin fine, quando c'è l'agonismo vale mille volte più del palmarès che tu puoi avere da ex giocatore, no? Nonostante io stimi tantissimi giocatori. Noi abbiamo un paio di interviste, che probabilmente una l'abbiamo già mandata, ma io chiederei alla regia di riproporla, in particolare quella di Maurizio Robustella, a cui Gino ancora penso stia ringraziando per tutti gli errori che ha fatto durante il match, e poi quella di Franco Grasso, raccolta proprio a fine gara, quindi invito la regia magari a farcele riascoltare.
Maurizio, allora, Maurizio Robustella, è pesato molto qualche errore tuo sul match alla fine. Purtroppo sì, ho fatto due errori e ho pagato. Anche perché dal secondo tempo in poi l'avete schiacciato, insomma, l'avversario, meritavate sicuramente loro di... Loro sono stati più... un'opportunità buona l'hanno avuto, l'hanno creata, l'hanno sfruttata molto, molto bene. Maurizio, forse un po' di nervosismo pure vi ha penalizzati. Sì, perché oggi non so che cosa pretendeva da me la mia squadra. Sinceramente non lo so. Sperano che il santo fa sempre le grazie, ma... Vabbè, tu sei oggi giovane, comunque ti puoi rifare l'anno prossimo. Giornata, va. Ti puoi rifare l'anno prossimo, Maurizio. Speriamo bene. In bocca al lupo. Sì, grande prestazione. Sofferta contro una grande squadra, una bella squadra. A loro mancava qualcuno, eppure a noi mancava D'Angelo, come a loro mancava l'altro centrocampista bravo in loro. Però ho visto una squadra determinata, l'abbiamo studiata bene, nel senso che abbiamo detto di giocarcelo fino alla fine. Quindi noi siamo più bravi di loro, abbiamo avuto forse probabilmente più fortuna di loro nel finale, però una partita molto equilibrata con una grandissima squadra. Gigi Bruno ha fatto qualche miracolo pure. Sì, infatti loro sono pericolosissimi, con Franco Ciuffreda, Scanzano e gli altri, Robustella, una bellissima squadra. Quindi ci siamo meritati la finale, credo con un pizzico di fortuna, però anche un po' di merito ce l'abbiamo. Complimenti. Grazie, Franco. Grazie a voi, in bocca al lupo. Gino, allora, quanti errori? Manco tu fai tutti questi errori, anche se non sei un serial killer come calciatore. Eh no, ho fatto un pallonetto andato male in una partita che mi hanno deriso per una settimana dei miei compagni, però vabbè, tenteremo in finale. Il gioco del calcio è quello, uno non si deve meravigliare, se quegli errori li vede in Serie A, figurati se non li vede a questi livelli, dai. Poi alla fine basta che a fine partita tutti stanno tranquilli, nessuno ce l'ha con nessun altro perché siamo tutti amici, io poi gioco la domenica tre mattina. Quarti della squadra loro ci gioco tutto l'anno, immagina quale astio possa mai avere. No, ritornando al fatto dei mister, diciamo, questa cosa fa anche piacere perché dà anche un'immagine all'esterno di organizzazione delle squadre, quindi di eleganza del torneo, no? Cioè, tu ne hai fatti tanti di tornei? Tanti, proprio tanti. Matematicamente 14. Sì, bravissimo. 14, 49. Visto che sei sulla soglia. Sbagliare. Com'è stato quello di quest'anno dal punto di vista tecnico? Non condividi quello che ha detto Franco Castreotta, Pupo? No, perché io andando a mente, cioè in tutti questi anni in cui ho visto un livello tecnico nettamente superiore, dobbiamo andare a 10-12 anni fa, però sai, l'età anagrafica avanza, anche i nuovi 35enni, 36enni ti danno, cioè per me è abbastanza tecnico, cioè non ho visto le squadre che perdevano 10-0 ogni partita. Allora ti posso capire, c'è la squadra Materasso, invece come vedi noi abbiamo perso tre partite, agli occhi della gente dobbiamo essere la squadra perdente, siamo in finale, ma non perché gli altri erano poco tecnici o poco che valgono poco, perché realmente quando assetti poi la squadra manca qualche elemento, poi devi capire che ogni partita, a ogni squadra è sempre mancato qualche elemento, e in questi tornei qualche elemento vale molto. Noi ad esempio abbiamo un paio di elementi da cui non si può prescindere, quindi si è vista anche la differenza quando magari è mancato qualcuno di questi, per cui no, sono nettamente contrario a quanto afferma lui. Matteo, com'è stato il campionato? Adesso ormai che siamo arrivati soltanto alla finale, com'è stato questo torneo rispetto a tutti quelli a cui hai partecipato? Ti senti dire che il livello era basso, come no, ha sostenuto Franco Castreotta? No. Anzi, io dico il contrario. Il livello è sempre quello, perché si scelgono i migliori in occasione del torneo, dell'età e del momento in cui siamo. Quindi i giocatori, ognuno, e sì, ci sono pochi che sono di livello scarso, perché si cerca di scegliere sempre quelli adatti al ruolo e alla partita che devi fare, sia in difesa, sia in attacco che a centrocampo. Quindi i giocatori sono tutti, non tutti di quel livello, però c'è qualcuno che eccelle un po', che qualcuno che dà quella spinta in più per poter
aggiudicarsi la partita. Ecco, noi penso che siamo stati superiori, in cui siamo fortunati da una parte e un po' appena appena superiore Michele D'Ambrosio e Giuseppe La Torre hanno fatto qualcosa in più, sì, effettivamente hanno cambiato, ma ti devo dire una cosa, una confidenza, che io erano 7-8 anni che non vincevo più un torneo di over 35 e Michele D'Ambrosio l'anno scorso mi disse: senti Matteo, non allungare troppo la cosa, se tu vuoi vincere un torneo ti devi affidare a me e io devo formare la squadra, il giocatore, tu devi mettere... Hai svelato il nome, perché l'altra volta non ce l'hai detto. Sì, proprio. No, non l'ho detto perché non ancora, diciamo, ero arrivato in finale, non ancora eravamo a questi livelli. Quindi adesso chi vinca il migliore, perché sono tutte due squadre che si equivalgono se sono arrivati in finale. Quindi ho svelato questo segreto perché effettivamente sono, lo devo dire apertamente, sono... orgoglioso di quello che mi ha detto, ha mantenuto la parola che siamo arrivati in finale. Al finale poi sapete che è una lotteria, certo. Praticamente basta un nulla che la perde, basta un nulla che la vinci, però penso che la finale è degna sia dei ragazzi che affrontiamo che sia dei nostri ragazzi, sono contento per quello. Cino, siamo al completo domani? Sì, siamo al completo, io ho ricordato... Voi, secondo me, avete la fortuna di avere degli uomini cardine in tutte e tre i reparti, perché avete Cristiano... Carbonelli Giuseppe Tricioglio, pure ancora, il ragazzo di Foggia... Che potrebbe ancora fare l'attività agonistica, certo. Davvero, Cristiano, anche perché fisicamente sta benissimo. In mezzo avete, penso che si chiami Caiafa, il ragazzo... Caiafa, Bertozzi, e poi davanti, insomma... Lorenzo... Rizzelli, Antonio Cassarotto, Antonio... Non Giuffredo, dimenticare gli esterni pure, grazie. Gigi Iacoviello che dà una mano pure... Sì, ti ho detto, ecco perché siamo equilibrate, quindi facendo i giusti, facendo ruotare bene, visto che il caldo domani farà, penso che ce la combatteremo, nonostante loro sono veramente uno squadrone, io stimo tutti. Io però ricordo la finale che vinsi, erano le stesse identiche condizioni. Perse una sola ne hai vinta. Una sola, basta e avanza, perché era una squadra non titolata come questa, cioè la Grecia, no? E la Grecia vinse contro il Brasile, per cui non si sa, ma ai rigori ha vinto anche un europeo, bisogna vedere. In Portogallo, sì, poi le forze, sai, si moltiplicano quando sai di essere perdente dall'inizio, no? Allora noi mestamente cercheremo di dare un dispiacere a Matteo, nonostante l'unico dispiacere che gli vorrei dare nella mia vita. Matteo, invece voi avete il problema di gestire il fatto che siete favoriti, perché comunque tutti vi danno come favoriti e questo può essere un handicap. Piccolo handicap per, sì, la, certo, tua squadra, certo. Anche perché per la critica, per il pubblico, per una serie di circostanze che effettivamente ti porta che se poi sbagli qualcosa hai subito la critica addosso. Però malgrado tutto, diciamo, è il gioco, è fatto così, specialmente quello del calcio, e le finali sono fatte tutte così, di occasioni magari, che ognuno parte ben programmato e ben organizzato per poter cercare di, diciamo, di sopperire all'altra. E come ho detto prima, ritengo che tutte, a parte il fatto che dicono che la mia squadra è un po' più superiore, c'è sempre il discorso che bisogna vedere sul campo quella superiorità, se riusciamo. È previsto a... il ritiro di prepartita? No, o no? Cioè, mai. Te li porti magari no, l'ho fatto una volta in montagna, sì, in montagna, ma adesso non anche perché. Ah, che se a macchi ci scuffole. Che ne sapete voi, raga? Stiamo facendo la casa più bella, la piscina a casa a macchia. L'anno scorso, 2 anni fa, l'ho portati là, abbiamo cenato tranquillo, siamo stati diciamo, in Bologna. Puoi invitare anche gli avversari il giorno adesso prima. Adesso invece quest'anno, che volevo fare la stessa cosa e mettere tutti intorno alla piscina, cenare, mi è venuta una valanga e ho allargato tutto, io, mio figlio, mio Fabio, ha allargato un po' tutta la zona dietro la villa per cercare più spazio e ho fatto due pianali di riempimento con i rispettivi mura, ecco. Quindi per l'anno prossimo, un bel momento per la finale dell'anno prossimo, che è venuto un paio di mesi fa,
ha portato via tutto, tutto giù nel pallone proprio. E adesso stiamo rifacendo da capo. Ovviamente dopo queste opere abusive. Poi niente ritiro. Dopo queste opere abusive di cui ci racconta Matteo. No, noi in ritiro volevamo farlo, però siccome il nostro sponsor è Farmacia De Cristofaro, abbiamo declinato l'invito perché voleva metterci a tachipirigna. Ma volevo dire io come battuta, come farmacia. Speriamo che non mi dia qualche re. Gino, però un campionato alla fine è strano, perché comunque le prime due, Mille Motivi e San Pio Catering nel girone A, Risparmio Casa Spagnolo Ecologia nel girone B. Soltanto Mille Motivi però ha raggiunto la finale. Guarda, anche se devo dire Spagnolo Ecologia a me ha fatto una buona impressione. Sì, infatti, era un'ottima squadra, solo che... forse meritava qualcosa di più. No, devi capire che anche la formula del torneo... Sembra quasi che ti faccia giocare rilassato le prime partite, dici tanto lo stesso dovrò giocare una partita per qualificarmi, quindi a differenza degli altri tornei dove già... Le prime due, sì, però tu già sai che almeno, cioè, vabbè, la prima realmente non ti conosci, quindi vedi come va. La seconda già comincia a vedere i risultati dell'altra, dice vabbè, allora qua magari no, dico, se le perdiamo... prime due classificate non hanno fatto gli spareggi, questo è un discorso che riguarda solo le sì. Terze. Sì, perché noi insomma partiamo come... Dal terzo in posto. Sì, bravissimo. No, uno deve essere obiettivo, perché guardando il tipo di squadra, guardando le altre squadre, quindi uno già sa i propri limiti. Poi dopo magari può sognare, però all'inizio tu sai che sei a metà classifica, per cui io non mi stupisco. Cioè mi stupisco dopo perché vedo che la squadra più ha dei cambi da effettuare è meglio e più risultati ottiene. Perché quando tieni sempre soliti 11, massimo 1-2... non porta bene. Sì, questo è, l'abbiamo detto anche l'altra volta, Matteo, la rosa ben guarnita è comunque una forza, certo. E lo dimostra anche il fatto che per esempio Zapponeta io l'ho sempre molto apprezzata, però gioca mezz'ora, gioca 20 minuti. Bravissimo. Poi magari in quella mezz'ora fanno cose palla a terra, sembrava tra virgolette una buona squadra, però poi si fermano. Quindi la rosa comunque è importante, ma mettere a disposizione del mister almeno 16-17 persone, giusto, penso che sia fondamentale. Sì, i cambi sono molto importanti, come il momento quando uno dà tutto nel suo tempo di gioco, alla fine poi si stanca, se è il cambio in quella zona, in quel ruolo, se è il cambio si vede sulla differenza, cambia proprio il gioco. E quindi quanto più giocatori ci sono, tanto più, di fatto loro ne avevano parecchio, sì. Parecchi cambi hanno fatto, e quindi questa è la possibilità di riposare con qualcuno più è lì fresco. Che ci vuole il mister, sì, perché certo, quando certo, ti autogestisci mister, sì. Comincia a trovare che l'offesa che non vuole uscire, che... aspetta la... Ci sono ancora queste storie, Gino? Sì, ci sono, mai sia che non ci siano più, perché altrimenti si perde lo spirito, diciamo. No, però uno deve capire che riposarsi fa bene. No, comunque... diciamo che manca forse a volte la presa di coscienza, cioè che non devi essere chiamato allenatore, magari devi dire tu allenatore, cambiami, cioè è una forma di intelligenza, dico io. Io l'ho sempre fatto negli anni, ma non per fare l'orgoglio, perché so che se dosi le forze rendi di più, insomma, no? Gino, Matteo in una puntata precedente di Parlando di Sport disse che insomma, il Risparmio Casa gli sembrava un po' più avanti con gli anni rispetto alle altre squadre. Ha pagato anche questo la formazione di Vergura, anche se insomma, bisogna pure dire che con Vergura, con Caggiano, con Rufini in mezzo forse sarebbe stata un'altra partita. Anche se le condizioni per vincere le hanno avute, quindi io mi spiace per loro, perché Sansone, Franco, però Sansone, dico pure. Cioè ai punti dico che meritavamo anche noi alla fin fine, perché sì, hanno avuto quelle occasioni, però anche noi abbiamo avuto belle occasioni, quindi abbiamo tenuto bene il campo, quindi non abbiamo rubato assolutamente nulla. Non dico l'età media avanzata. No, l'età media avanzata, dipende, noi giochiamo tutto l'anno, io ho 50 anni quasi. Valerio Federico ha fatto un primo tempo favoloso, in cui lui ha dei piedi da sogno, però un bel pressing, come vedi, è calato pure lui. È normale, cioè io dico sempre, guardiamoci la carta d'identità, e quindi realmente non puoi pretendere più di tanto dal tuo fisico. Poi con queste temperature con cui giochiamo noi, insomma, sfido chiunque, quindi magari anche l'inverno sarebbe diverso, però ti dico che con queste temperature ieri ho fatto una corsetta, dopo mezz'ora ho perso il fiato, giuro, toglieva l'aria proprio, quindi
anche ma... qualche time out più frequente domani, se Matteo, fa meglio un 82, un 35enne mediocre o un 50enne, 55enne che ha un gran passato da calciatore? Che scelta farà? Allenato. Allenato difficile. No. Non mi sentirei di fare questa scelta. O tu li terresti tutti e due facendoli alternare? Dipende dal ruolo, soprattutto dall'età, ma soprattutto dal fiato, da come si gestisce dai 35 ai 55. Perché noi vediamo che tutti quelli che hanno i 55, 50, 52, tipo Gino, si autogestiscono bene, quindi arrivano quasi freschi al torneo e sono in grado di poter affrontare il ruolo che gli compete e quello che devono svolgere durante il... Poi ci sono quei tipi che si abbattono un po' e quindi quelli là rendono di meno, si vede dal rendimento nel campo che hanno un'età avanzata, quindi lo prenderei più per i giovani, però quello che ha l'età un po' superiore è molto più esperto e quindi tutte e due cose si equiparano, di conseguenza non saprei chi scegliere fra tutte e due, insomma. Gino, non so se tu ricordi una delle prime edizioni in cui in finale ci andarono una squadra di Flavio De Mori, cioè non calciatori conclamati, però tutti... Vabbè, però se mi dici già Flavio De Mori, insomma, Flavio De Mori per me è stato uno dei migliori calciatori che ha avuto Manfredonia. No, forse Gianni. Ah, Gianni De Mori, scusa, infatti diceva che era Gianni De Mori. Ah, Flavio, sì, Flavio. Stesso Raffaello Fatone. Anche gran giocatore di ping pong, Flavio De Mori. Adesso sì, voglio dire, comunque era un gruppo di 36 anni, non magari, però come la squadra vostra, insomma, ben distribuito sul campo, con cambi belli funzionanti, può essere anche questa una chiave per ben figurare l'over 35. Sì, ma infatti noi durante gli anni abbiamo sempre fatto squadre di questo tipo, quindi tenendo un settore over e un settore under, cioè su 35-36 anni, 40 anni, 45 anni, 50 anni, abbiamo sempre avuto. Però giustamente devi capire se una persona è allenata, perché sennò gli fai del male. Oltretutto lo puoi anche umiliare, perché sai, mettere un 45enne non allenato ma che ha avuto un passato da calciatore ed essere sbeffeggiato dal 35enne che non ha mai giocato a calcio, però ti fa gli scherzi, rischi anche, capito, di fare una brutta figura a tu che l'hai fatto giocare. Quindi realmente ognuno sa i propri limiti e sa come deve essere gestito. Per cui io sono anche più per il cinquantenne che si mantiene, se non in forma, che però sa, perché sì, vedi un Valerio Delrico, non so perché sei arrivato a 50 dire, anni solo per questo. No, vabbè, ma io sono già un caso diverso, perché sono magro di costituzione, mi alleno sempre, cioè vivo di sport da una vita, magari qui. Però ci sono altri cinquantenni tipo Valerio, come diceva, che c'ha dei piedi, che può giocare pure da ferro, che ti mette le palle in porta, non è che c'è bisogno che debba avere la corsa, il fiato e roba varia, nonostante però ha corso pure. Sì, visto. Sì, no, comunque Valerio si E poi Sollazzo che c'hai, allora, divino quel giocatore, per me è molto molto bravo, cerchiamo di comprarlo l'anno prossimo. Ci vorrebbe, manca, no, perché a me piacciono quelli anche simpatici, perché è utile a dire, tu devi anche divertirti nel campo, certo. Molte volte entrano... alcuni amici si trasformano, cioè guardate che è una partita di calcio, quindi si può giocare anche divertendosi, cioè il fallo, cioè, molti estremizzano poi, infatti i poveri arbitri, io non farei mai l'arbitro in vita mia, mai, nonostante le erroracce che hanno fatto quest'anno, però non sarebbero arbitri altrimenti, certo, certo. L'arbitro perfetto non esiste. Bene, siamo verso il finale, ma dobbiamo ricordare delle cose importanti. La intanto che c'è lo streaming di Manfredonia TV domani, quindi potrete anche vedere la diretta della gara su www.manfredoniatv.it e poi c'è una lodevole iniziativa che dobbiamo tutti a Dino della Torre, che non sta passando un momento felicissimo, e Matteo ti invito a mostrare la maglia che indosseranno tutti gli atleti, anche i giornalisti, tutti indosseremo questa maglia. Non so come la devo mettere. Ecco, sì. Regia, penso che si veda, no? Forzadino, vinceremo insieme la partita più importante. E ovviamente, ripeto, parliamo di Dino della Torre, amico di tutti quanti quelli che praticano sport, praticano calcio a Manfredonia, e davvero cercheremo di stargli vicino in questo momento così difficile. Un pronostico, Gino?
obiettivo, dai, però, senza riverenze verso Matteo. Vinciamo i rigori. Tempi supplementari. Vinciamo i rigori. Ah, vinciamo i rigori. T'ho detto. Tu hai sbagliato la semifinale. La semifinale nell'intervista hai detto che finiva 3-2. Lo so, però avevi visto la vittoria. Matteo, per te finisce prima dei rigori? Non credo. Credo che la squadra che affrontiamo sia alla pari della nostra, oppure cercherà tutto di fare di tutto per potersi difendere bene e arrivare anche noi ai rigori. E se la vengiamo ai rigori, io sono con il disco. Va bene pure vincere i rigori. Non è che dimostro per l'amor del cielo. No, io credo che finirà prima. Migliore, l'importante è che ci sia uno sport che privilegiato e che vince lo sport, perché solo quello è lo spirito che ci deve animare quando siamo giù al campo, e soprattutto lo spirito personale. Certo. Perché fare una partita e vincerla male non va bene, è spiacevole. Quindi se vinco i rigori mi sta pure bene. Bene, con queste considerazioni di Matteo Latorre chiudiamo questa puntata numero 39 di Parlando di Sport speciale Over 35 WISP. Grazie a Matteo Latorre, grazie a voi. In bocca al lupo ad entrambi per domani, e ripeto, godetevi lo streaming su manfredoniatv.it, commentato in maniera impareggiabile da Giovanni Ognissanti. Non so se ci sarà pure il direttore Vincenzo Di Staso, però comunque non mancate anche questo appuntamento. Grazie a tutti e buona serata.